Attacco bipolare, segna e decide le partite. Quello rosanero è il reparto più forte di tutta la Serie B, forza certificata dai numeri dei suoi bomber nonostante lo zero nella casella dei gol segnati da Dybala fino al minuto 82 della sfida contro il Bari. Adesso anche la piccola gioia argentina si è unita al club dei goleador rosanero con un diamante che vale 3 punti. Attacco bipolare dunque, contro la Juve Stabia, Dybala sarà l'unico attaccante disponibile per gli Achini. Il recupero di Belotti è vicino, ma non sarà al 100% contro i campani. Il Gallo, convocato da Di Biagio in Under 21, si è presentato al raduno di Roma, ma tornerà a Palermo già martedì mattina alla ripresa degli allenamenti per recuperare dal problema tendineo che lo tiene fuori dallo scorso 26 dicembre. La frattura della sesta costola subita da Hernandez toglierà al tecnico marchigiano il suo capocannoniere almeno per i prossimi 20 giorni, mentre il giallo rimediato da Lafferty dopo il gol del momentaneo 1-0 costerà al nordirlandese la squalifica nel posticipo di lunedì sera. Una leggerezza dettata dalla voglia di dimostrare la sua vicinanza al tifoso scomparso domenica scorsa, cosa che avrebbe potuto fare anche senza farsi sanzionare dal direttore di gara, che ha fatto infuriare gli Achini, che dovrà quindi reinventarsi il reparto fin qui più determinante delle fortune rosanero. Ma se in attacco il tecnico marchigiano dovrà fare la conta degli indisponibili, tra difesa e centrocampo è l'abbondanza a regnare sovrana, con gli Achini che può permettersi, forse un po' inaspettatamente, di convocare ma di mandare in tribuna Milanovic e di dimenticarsi di Verre, le due rivelazioni della prima parte del campionato. La vecchia e famosa storia della coperta, lunga da un lato e corta dall'altro.